Fabio, buongiorno. Buongiorno. Un altro parco in città, un evento che però è anche una provocazione, un modo nuovo di intendere il verde, un verde che sia architettonico, che sia fruibile, che sia disponibile. Certo, è anche un altro modo di vedere le cose, perché quella piazza che noi siamo abituati a vedere in modo commerciale o per andarci a prendere da bere la sera, per un giorno diventerà un giardino, ed è un giardino impossibile perché è un giardino che nasce sulla pietra, quindi è chiaro che è una provocazione di questi architetti, che però vuole trasmettere un'idea, un valore che è quello di un verde fruibile dai cittadini, non un verde che deve soltanto arredare e ornare, ma un verde che sia appunto uno spazio da vivere, dove i cittadini possono stare e possono apprezzare un altro stile di vita, un'altra qualità della vita. Poi è un'idea anche vostra e degli altri partner per promuovere Pistoia come città turistica e ecosostenibile. Sì, perché abbiamo visto nel corso degli anni che questa idea è piaciuta molto anche fuori, ci telefonavano dalla Toscana avendo visto questa iniziativa, e quindi l'abbiamo trasformata in un evento che ha anche delle potenzialità turistiche. Infatti attraverso il Consorzio Turistico Città di Pistoia quest'anno la lanceremo anche fuori per far diventare un evento turistico annuale. Ecco, tante iniziative per promuovere Pistoia, fra le quali c'è anche il basket. Ovviamente il basket, poi domenica c'è una partita decisiva, perché domenica si gioca contro Caserta e per l'accesso ai playoff, quindi insomma noi cerchiamo di essere presenti a Pistoia sia appunto con queste iniziative, con il basket, ma anche, lo voglio citare perché è una cosa importante, con una fondazione Onlus che noi appunto abbiamo da 4 anni ormai. È una fondazione che è a sostegno dei più deboli. Ogni anno arrivano tante richieste di aiuto e cerchiamo di assorberle il più possibile nella limitatezza delle risorse, ma insomma cerchiamo di dare un aiuto davvero. Senti, fra i tanti progetti che avete contribuito c'è anche l'Orto Recuperato, un progetto che è nato con i dipendenti di Colle in Colle per recuperare uno spazio dismesso in una zona industriale. È nato un orto e col vostro contributo è nato un frutteto. Bene, fra una ventina di giorni ci sarà probabilmente la prima raccolta delle mele, delle pere e poi delle susine, quindi i dipendenti di Colle in Colle ti aspettano. E io verrò più che volentieri, perché dove nasce un giardino, dove nasce appunto un albero e vengono i frutti, è una festa per tutti. Bene, ci vediamo sicuramente in qualche spazio verde. Ciao Fabio. Grazie a voi, ciao.